Siamo con Massimiliano Pava, allenatore del Fertilia, ripartita nuova stagione. Innanzitutto facciamo un primo bilancio di queste prime giornate di preparazione. Sì, no, abbiamo terminato la seconda settimana, l'abbiamo terminata con due amichevoli, con squadre di categoria superiore, insomma, abbiamo fatto molto bene, sia con Porto Torres che con la Torres. Sono molto contento, abbiamo fatto due settimane di duro lavoro, ma il gruppo ha risposto bene. Abbiamo avuto problemi di infortuni, quindi sono contento. I pochi nuovi arrivi si sono inseriti bene. Ecco, una squadra che è cambiata poco rispetto all'anno scorso. Come avete cambiato, insomma, non avete cambiato la vostra identità, visto che è andato via Luca Carboni, avete preso Martinez, insomma, l'impianto di gioco è sempre lo stesso. Sì, no, infatti dicevo proprio quello, abbiamo solo tre nuovi arrivi, diciamo, da inserire, e si stanno inserendo bene. Sono Francesco Angioli, Andrea Martinez e Carlo Pigano. Sono tre ragazzi, tre ottimi giocatori e tre ottimi ragazzi, quindi l'inserimento procede bene, siamo contenti di questo. Ecco, dopo l'ottimo terzo posto della passata stagione, cosa ti ha chiesto la società? Una conferma, che è sempre quello più difficile? No, i programmi del Fertilia sono sempre gli stessi. Una salvezza tranquilla e la valorizzazione dei giovani, questo è l'obiettivo nostro e l'obiettivo della società. Ecco, c'è il rischio che l'Olbia ammassi il campionato? No, secondo me no. Quest'anno vedo un campionato più equilibrato rispetto a quello dello scorso anno. Saranno diverse le squadre che potranno giocare per la vittoria finale, per il piazzamento playoff, perché oltre l'Olbia, che sicuramente è la favorita numero uno, vuole molto bene il Muravera, che sta operando molto bene. Per quanto riguarda la campagna acquisti, il Porto Corallo ha fatto un'ottima squadra su una base già molto valida, Latte Dolce, sono tante le squadre che potranno far bene in questo campionato, sarà un campionato più equilibrato, non vedo l'ammazza campionato assolutamente. Ecco, Latte Dolce che sarà il prossimo avversario in Coppa Italia, che tipo di partita preparate? Di solito la Coppa Italia serve, sì, insomma, per il campionato, anche se poi magari potete farci un pensierino, visto che di Coppa ne siete esperti, avendo vinto sia con la Juniors che con gli allievi l'anno scorso. Sì, il titolo regionale giovanile, certo. No, beh, penso sia noi che Latte Dolce utilizzeremo le partite di Coppa Italia per rodare la squadra, per prepararla al meglio all'inizio del campionato, insomma, come è giusto che sia, insomma. Partite ufficiali secondo a questa, noi, sia noi ma anche Latte Dolce, sono sicuro che faremo di questo turno di Coppa Italia come un'occasione per migliorarci. Certo. Invece, come valuti tu questa scomparsa di due squadre, insomma, con l'Atletico Olmas e il Tavolara, che liberano i posti per San Teodoro e Tempio? Ecco, ti aspettavi addirittura una situazione di questo genere? No, non me l'aspettavo assolutamente, mi dispiace molto perché spariscono due società importanti, insomma, come il Tavolare, come l'Atletico Elmas, e questo mi dispiace tanto, insomma, pensavo che alla fine poi, insomma, ci riuscisse a rimediare, esatto, che si risolvesse il tutto, invece purtroppo non è andato così, però sono contento per il pescaggio del San Teodoro e del Tempio, insomma, un'altra piazza importante, esatto, certo. Insomma, una squadra, una società come il Tempio, un blasone del Tempio, fa piacere, insomma, che sia ritornata nel campionato del Cielo. Certo. Per chiudere ti chiedo invece, fammi i nomi dei giovani che secondo te potranno essere le rivelazioni in questo campionato d'eccellenza. Il campionato d'eccellenza, vabbè, insomma, dovrei citare, diciamo, non i vostri, esatto, ecco, citare, ma delle altre squadre, anche magari di quelli che hai visto in questa Per il momento ho visto molto poco, insomma, quindi non so quali saranno i giovani qui a Sassari, ecco, giusto, insomma, per non andare troppo lontano. Latte Dolce si avvicina molto al progetto Fertilia, insomma, sono due società molto simili, lavorano tanto con i giovani, lavorano bene entrambe le società, quindi sono sicuro che anche Latte Dolce avrà dei giovani importanti da mostrare durante questo campionato. Ecco, giovani importanti come i due allenatori di queste due squadre, che sono entrambi sassaresi, che sicuramente stanno prendendo soddisfazioni anche con questo progetto della linea verde. Benissimo, ti ringraziamo Massimiliano, ti facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova stagione con il Fertilia e ovviamente con la speranza di raccogliere le soddisfazioni del recente passato. Grazie ancora. Grazie.